Un saluto a tutti amici di Let Me Play e bentornati sul nostro canale, io sono Spadolone85. Per questo nuovo episodio di Retroled vi mostrerò un altro gioco che ha fatto la storia. Sto parlando di un horror vecchia scuola e ovviamente sto parlando di Resident Evil... No, ragazzi, sto parlando di Silent Hill, il primo esclusiva PlayStation 1, considerato il miglior gioco horror in assoluto e anche uno dei migliori giochi per la prima console Sony. Noi ci andremo a giocare subito un pezzettino di campagna e godetevi il primo impatto con la città di Silent Hill. Ed eccoci ragazzi, benvenuti a Silent Hill, questa città che sembra infestata da mostri, sembra una città fantasma. E noi siamo questo personaggio qui, che si chiama Harry Mason, alla ricerca della figlia che dopo l'incidente, avrete sicuramente notato che si è svegliato da una macchina incidentata, perché durante il loro viaggio verso Silent Hill, Harry si è imbattuto in una bambina, un fantasma, non sto a dirvi bene cosa, e sbandando è uscito fuori strada e al suo risveglio si è accorto che la figlia adottiva non è più insieme a lui. Quindi l'obiettivo di Harry è intanto cercare sua figlia Cheryl. Sente rumore di passi. Ragazzi, prendo anche confidenza un po' con i comandi, perché se devo essere sincero è un capitolo che non gioco da un po' e quindi devo prendere un attimo confidenza con i comandi. Una piccola curiosità ragazzi sul gioco, che sicuramente in molti sapranno, che questa nebbia fitta, che è diventata poi comunque una caratteristica del gioco, era stata, diciamo, creata per sopperire i limiti tecnici di PlayStation 1. Direi una trovata geniale, visto che, come vi ripeto, la nebbia di Silent Hill è diventata, diciamo, iconica. Ok, questi sono passaggi laterali. Ok. Ragazzi, il gioco ovviamente in 3D con qualche telecamera, ma vedete anche queste telecamere che si muovono, sono bellissime, a me piacciono un sacco. Ragazzi, perdonatemi qualche intoppo mentre corro, ma è veramente complicato riprendere in mano vecchi titoli con questo gameplay, con questo sistema di gioco. È diventato tutto scuro, anche lui si chiede il motivo. Una sedia a rotelle, che cosa ci fa qui? Oh ragazzi, il livello di ansia che trasmetteva Silent Hill è veramente qualcosa di incredibile. Magari giocate adesso, non so se mi farà lo stesso effetto, ma ragazzi, 20 anni fa,
perché il gioco, se non mi sbaglio, è del 99. Faceva il suo effetto, sì, cazzo. Non come il film era una cagata assurda. Guardate quanto sangue. Was I dreaming? How do you feel? Oh, like I've been run over by a truck. But I'm all right, I guess. Glad to hear it. You from around here? Why don't you tell me what happened? Wait a second, I'm just a tourist. I came here for a vacation. Just got here. I don't know what happened. I'd like to find out myself. Uh-huh. Have you seen a little girl? Just turned 7 last month. Short, black hair. My daughter. Sorry. The only person I've seen in this town is you. Where is everybody? I'd tell you if I knew, believe me. But from what I can tell, something bizarre is going on. That's all I know. Hmm. What's your name? Harry. Harry Mason. Sybil Bennett. I'm a police officer from Brams, the next town over. The phones are all dead, and the radio too. I'm going back to call in some reinforcements. Hmm. Hold it. Where do you think you're going? My daughter. I've got to find her. No way. It's dangerous out there. In that case, I need to find her now. Cheryl's my little girl. I can't just leave her out there by herself. Have you got a gun? No. Take this, and hope you don't have to use it. Now listen to me. Before you pull the trigger, know who you're shooting. And don't do it unless you have to. And don't go blasting me by mistake. Got it? Yeah, thanks. Do best to stay nearby. I'll be back with help as quick as I can. Ok, ragazzi, in breve il dialogo è stato anche abbastanza intuitivo. I due si sono presentati. Lei ha chiesto a quest'uomo che, insomma, lo ha messo al corrente della situazione. Gli ha chiesto cosa ci faccia lì, perché è anche l'unica persona che lei abbia visto in città.
Non si spiegano cosa sia successo. Lui le ha chiesto se ha visto la sua bambina. Lei ha risposto di no. E lo ha fornito anche di una pistola, con la speranza che lui non debba mai usarla, ecco. Abbiamo preso una mappa di Silent Hill. Nel frattempo, lì dietro mi sembra di aver visto qualcosa. Ok, qui, ragazzi, si salva. Ok. Per chi non sapesse, su PlayStation 1 si salvavano i dati con la memory card, quindi. Allora, questo coltello mi sembra. No, che si può prendere, vediamo. Salute. Coltello. Adesso vediamo il menu come si apriva. Così si va in pausa. Ah, ok, con Select si apre il menu. Vediamo se c'è qualcos'altro da raccogliere, perché non mi ricordo bene tutto tutto. E poi andiamo fuori da questa caffetteria. Ma lì c'era un altro coltello? No. Ok, si va fuori. What's that? Huh, radio. What's going on with that radio? Allora, decide di prendere la radio, anche se prima la poliziotta ha detto che tutti i telefoni e tutte le radio sono fuori uso. Ok. Allora, avete visto nella mappa, c'è evidenziato dove lui vorrebbe iniziare a cercare, quindi dobbiamo andare a Finney Street. Orientarsi con questa nebbia ovviamente non sarà semplicissimo. Finney Street, come vedete lì. E vediamo su di preciso come dobbiamo andare, ok, in quel vicolo. O quello che sembra un vicolo. Ok, quindi sì, siamo dove eravamo prima. Per sicurezza. Lì c'è un altro cane. Abbiamo più di qualcosa a cui sparare. Non abbiamo più proiettili, quindi io me la darei a gambe. Però abbiamo il coltello. Abbiamo il coltello, che io fino a quando non trovo munizioni equipaggerei. E poi abbiamo anche queste pillole per la salute che non fanno mai male. Quindi proseguiamo. Io suppongo che il coltello si utilizzi nella stessa maniera, ok. E vediamo qui se troveremo le due bestie di prima, quelle che ci hanno ucciso, ma che faceva parte di Gabe.
gameplay, infatti vi avevo detto di non preoccuparvi. Ok, qua si prende qualcosa? Sì. Ok, questo è il diario. Con dei disegni fatti da Cheryl. E in questo bigliettino c'è scritto verso la scuola. Isn't this Cheryl's sketchbook? Hmm. She's at the school. E allora si va a scuola, ragazzi. Questo non so se lo riprenderà, se lo prende, no. Allora si torna verso la scuola. Non è che mi piace tanto. Ok, avrete notato che la presenza di nemici ostili è sempre sottolineata da quel suono, quella specie di allarme. Allora tiriamo fuori la mappa di nuovo. Ok, andiamo tutto dritto fino a Midwich Street. Ok, sì, potrebbe anche andare. Cani. Oh, io mi cado addosso, scappo. Che devo fare? Perché? Altri fogli. Vediamo qui cosa c'è scritto. Doghouse. Ok, quindi la doghouse cos'è? La toglietteria tipo sarà. Qui non si va. Però aspettate un attimo. Qual era la strada? Che non mi ricordo. Che c'era scritto? Levin Street. Ok, quindi dobbiamo tornare indietro. Vedete? Ok. Ora dov'è questa? Forse dove c'è il cane? Vediamo. E sarà qui. Vediamo se riesco. Dai, vieni qua. Vieni qua. Dai, riproviamo. Vai. No, stavolta ho fatto una cagata. Dove sei? No, non voglio morire. Aspetta. Morire ucciso da un cane, no. Ok, ho finito anche le pillole. Dai, cazzo, stavo andando così bene. Porca puttana. Via, via. Magari questa è la casa di sto. No, no. Dai. Oh, non muore mai. Non muore mai. Ma non muore mai. Ah, qua
Il doghouse forse è la buccia, ecco. Oh, abbiamo trovato la chiave, non mi ricordo, non mi ricordo quasi niente, ragazzi. Ok, quindi magari ecco qua. Ok, è il momento di usarlo questo. Eh sì, sono in rosso, io direi di usarlo. Ovviamente salviamo. Allora ragazzi, non so se vi ricordate che qualche anno fa uscì una demo PT per l'esattezza, che era stata creata da Kojima, lo storico designer che ha dato il via a Metal Gear Solid. Con la regia di Guillermo del Toro fecero quella demo horror in prima persona bellissima, e che poi fu cancellata. Quella alla fine si scoprì essere la demo di un remake di Silent Hill. È stato veramente un peccato che sia stata cancellata, ma i rapporti tra Kojima e Konami ormai erano agli sgoccioli, e quindi ci fu la cancellazione di uno che poteva, di un gioco che poteva essere un capolavoro. Ok, la porta ha 3 lucchetti. Ok, qui abbiamo... dovrebbe essere la posizione dove sono le chiavi. Ok, quindi... lui ha ricopiato esattamente lo stesso disegno. E dobbiamo... allora, o andiamo verso la scuola, che io direi che sia la soluzione migliore per il momento, e poi ci andiamo a cercare le cose evidenziate sulla mappa. Ok, quindi andiamo fuori. E si scappa subito di qua. Guardate però, ogni volta che penso al discorso della nebbia, dico guardate come si può sopperire ai limiti tecnici, cioè inventarsi una nebbia, solo perché non è la potenza necessaria per dare profondità al tutto. Nel frattempo sto andando un po' a caso, ma... ok, quindi essendo tutte le strade bloccate, io... provo ad andare di là, perché oh. Ecco, bravissimo. Quindi qua deve esserci qualcosa, ragazzi. Ho un posto dove entrare, adesso vediamo. Sento anche il DualShock vibrare, quindi in teoria dovrebbe esserci qualcosa. Sono qui. Ah, eccoci, la vedi?
Ragazzi, scusate se perdo tempo, ma... Ok, quindi... Abbiamo trovato una chiave. Ok. Abbiamo trovato una chiave per aprire quella porta con i tre lucchetti, quindi adesso noi ce ne andiamo lì a destra, alla fine di Elroy Street. E vediamo cosa succede. Ok, allora sicuramente... Ecco qua, il bagagliaio. Ecco qua la... un'altra chiave. Terza chiave. Dove sarà? Tutte le strade sono chiuse. Perché i lucchetti erano tre. Quindi... Però abbiamo due chiavi. Ragazzi, un'altra cosa che non vi ho detto di Silent Hill, un'altra particolarità, è che il gioco aveva finali multipli in base a delle scelte fatte e alle persone portate in salvo, mi sembra, che aveva più finali, però mi informerò meglio perché lo sto dicendo quasi sicuro, però datemi il beneficio del dubbio. Ho fatto bene a tornare, che sicuramente qui trovo qualcosa, spero. Una testa di cane, una testa di cazzo, no. Ed ecco qua la terza chiave. Ho perso un po' di tempo, alla fine ce l'ho fatta. Si ritorna alla casa del cane, quindi tutto di là dritto fino a Levin Street. Siamo alle Main Street qua. Yes. Allora andiamo. Casa del cane. Era questa? No, la casa con la cuccia. Allora, la casa con la cuccia. Questa no. Questa no. Ecco qua. Casa di sto cagnaccio. Io risolverei i dati, perché ragazzi, io tra un po' chiudo il video, però il gioco io continuo, vado avanti. Eventualmente voi nei commenti, così creiamo anche un po' di discussioni, mi fate sapere se volete altri video su Silent Hill. Ed ecco tornato il buio. Che cosa sta succedendo? Macchie di sangue. Oh.
Anzi, anche gli effetti sonori sono bellissimi. Non mi aspettavo tutto questo ben di Dio. Cioè, adesso che li vedo anche con un'altra ottica, dico, cazzo, ma quanto erano avanti? 20 anni fa, comunque. Cioè, ma che bello era. Dovrei dirigermi verso la scuola, ma non so se sto andando alla persona giusta. Quindi sì. Guarda, sono detto che siamo fottuti perché dobbiamo tornare indietro. E siamo dentro la scuola. Ovviamente rigorosamente al buio e super ansiogena. Mappa della scuola, ovviamente ci serve. Mappa degli Stati Uniti, no. E qui cosa abbiamo? Niente. Allora, io mi fermo qui. Ho registrato un bel po', spero che vi siete fatti un'idea del primo Silent Hill. Ragazzi, il titolo è veramente un capolavoro, ribadisco, è considerato uno dei migliori horror e uno dei migliori giochi per PlayStation 1, io confermo e sottoscrivo. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per tutti i nostri video. Da Spadron 85 è tutto, io continuo con Silent Hill 1 e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!